Cari fratelli, nella vita bisogna saper riconoscere. Nella vita bisogna saper identificare il buono dal cattivo. Nella vita bisogna saper riconoscere il vero dal falso, il malato dal sano. E la parola di Dio infatti ci dice in tante occasioni che noi dobbiamo essere svegli, capire le cose di Dio. La parola di Dio ci incentiva ad ascoltare per imparare. In Proverbi capitolo 4 versetto 1 dice: figliuoli, ascoltate l'istruzione di un padre, state attenti a imparare il discernimento. Questa parola che ci spinge a comprendere, acquisire quella capacità di discernere tra un qualcosa che è buono da un qualcosa che non è buono per la nostra vita. In Filippesi l'apostolo Paolo dice, capitolo 1 versetto 9: e prego che il vostro amore abbondi sempre in più in conoscenza e in ogni discernimento. Avere qui, quindi Paolo sta dicendo, avere la capacità di comprendere la vera natura di qualcosa. Tu hai questa capacità di saper discernere. Magari vai al supermercato e ti deve scegliere semplici pomodori. Sai discernere tra un pomodoro buono da un pomodoro che non è buono, da un prodotto che è in scadenza, da un prodotto che ancora non è finita la sua scadenza. Qualcosa ci dice, cari, che noi nella parola di Dio dobbiamo sviluppare il giudizio cristiano. Dobbiamo sviluppare un qualcosa che è essenziale per la nostra vita. Noi non possiamo camminare, diciamo, senza saper discernere tra quello che è giusto, tra quello che è sbagliato. Però, giudicare e condannare le persone non è un compito mio, è un compito del Signore. Io devo saper identificare quando qualcosa non fa parte della volontà di Dio. Io devo sapere quando qualcosa è peccato. Io devo sapere qualcosa che è un problema per la mia vita. Ma io devo anche ricordarmi che io non posso sparare con un mitra dicendo che tutti hanno sbagliato e solo io ho ragione. Questo è quello che la parola ci insegna. E questa mattina noi vogliamo ricordarci questo, che io devo essere pronto a giudicare me stesso e non giudicare gli altri. Io devo lasciare il giudizio a Dio. Io non devo lasciare il giudizio come se io fossi Dio. Io non posso prendere il posto di Dio, ma io devo essere pronto a giudicare me stesso, a fare una autoriflessione, un autoesame, come dice la parola del Signore, per capire come io mi devo relazionare con le altre persone. Certamente questo non vuol dire che se una persona sbaglia devo fare la vista grossa e non gli devo dire. Se un figlio sbaglia, il padre non può intervenire, la mamma non lo può consigliare. Non è questo. Ma quando diciamo giudicare, è come se io salisse sopra un pedestale per dire: io dico quello che è giusto e quello che è sbagliato. Tu non sei buono, tu sei buono. Questa cosa appartiene al Signore e non appartiene a me. Amen. Però noi non lo facciamo. Molto spesso noi condanniamo il nostro prossimo per molto meno. Questa mattina noi vogliamo ricordare, cari, che esistono motivi che soltanto il Signore, dalla parola di Dio, tre motivi per i quali soltanto il Signore può giudicare. Soltanto il Signore e non l'uomo. Numero uno, ognuno di noi sarà giudicato da Cristo e io non devo giudicare il mio prossimo. Numero due, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà a Dio, non gli uni agli altri. Io non mi devo inginocchiare a una persona, io mi devo inginocchiare al Signore. Ognuno deve rendere conto di se stesso a Dio. Amen. Tre motivi molto chiari per i quali noi dobbiamo veramente fare quello che Dio vuole per la nostra vita. Però prima di entrare nell'argomento, apri con me la parola di Dio, perché questi motivi si trovano nella parola di Dio. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 14, dal versetto 10 al versetto 12, tre semplici versetti obiettivi. Paolo sta parlando in questa parte così pratica di questa lettera, partendo dal capitolo 12, andando fino al capitolo 16, e noi ci troviamo qui. Problemi di giudizio. Chi diceva: io posso mangiare? L'altro dice: no, tu non puoi mangiare. Io posso adorare il Signore in un giorno? No, io non posso adorare il Signore in quel determinato giorno. C'era confusione nella chiesa a Roma.
Erano tutti fratelli, ma avevano opinioni diverse. Come devo fare? Devo giudicare? Devo separare? Devo spaccare? No! La parola di Dio dice di no. Romani 14 dal versetto 10, avete trovato? Dice così la parola di Dio. Ma tu, vedete che sta parlando nella seconda persona, perché giudichi tuo fratello? Quindi una domanda dritta al punto. Seconda domanda, e anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Paolo continua dicendo, versetto 11, infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi, dice Paolo alla conclusione di questa parte, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Quindi io ripeto per te questa mattina, sii pronto a giudicare te stesso, non giudicare il prossimo, lascia il giudizio a Dio. Io devo lasciare che sia il Signore a giudicare, non io. Quindi il primo motivo per il quale io non devo io giudicare e lasciare a Dio è che ognuno di noi sarà giudicato da Cristo, non l'uno dell'altro. Io devo dare testimonianza, io devo essere d'esempio, io devo essere di incoraggiamento, io devo portare gloria al Signore. E naturalmente io sono imperfetto, quante volte disubbidisco, mi devo rialzare con la parola e dire Signore aiutami, mi voglio santificare, io voglio essere di incoraggiamento per le persone, ma io non posso giudicare te e tu non devi giudicare me. Noi dobbiamo ricordarci che ognuno sarà giudicato dal Signore. Guardate che Paolo qui incomincia con due domande, guarda nel versetto 10. Ma tu, seconda persona, perché giudichi tuo fratello? C'erano fratelli nella chiesa a Roma che si stavano giudicando. E io sono certo che questo è capitato nella mia famiglia, a casa, è capitato nella tua casa, è capitato nella nostra chiesa, forse già è capitato questa mattina, capiterà sicuramente purtroppo oggi pomeriggio. Ovunque e comunque noi ci stiamo a giudicare gli uni agli altri. Magari passa una persona, forse guarda il suo viso, il colore della sua pelle, già lo giudico dicendo che quella persona non è buona. Quante volte noi abbiamo questo preconcetto che ci separa, che ci divide, e ahimè ne abbiamo anche parecchi qui in Italia. Però Paolo non sta parlando di quella relazione esterna, lui sta parlando della questione interna, all'interno della Chiesa. E lui fa una seconda domanda, e anche tu perché disprezzi tuo fratello? Cari, c'erano gli ebrei che giudicavano gli altri fratelli nella Chiesa a Roma, erano ebrei di nascita, di etnia, di usanze, di un'antica religione, ma ora in Cristo dicevano, io sono figlio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Cristo Gesù è il Messia, il mio Salvatore, ma io osservo la legge di Mosè. Allora, quando un romano si convertiva a Cristo e non faceva quello che dicevano loro, ah, ma tu non sei un vero credente perché non stai osservando la vera dieta kosher degli ebrei. O magari perché tu non ti stai incontrando con il Signore nel giorno del sabato. Allora c'era un conflitto. E invece di andare d'accordo si stavano dividendo. E Paolo disse, ma perché stai giudicando tuo fratello? Poi dall'altra parte c'erano i romani, convertiti a Cristo. E loro dicevano, ah, questo qua non capisce niente, non vede che Cristo è la libertà? Stava disprezzando l'altro. Cristo Gesù è la mia vita, Lui è la via, la verità, la vita, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Io non sono più schiavo della legge, Cristo è morto, ha pagato per i miei peccati, io posso adorare il Signore lunedì, il sabato, la domenica, io posso mangiare la pancetta come posso mangiare la verdura, qual è il problema? E loro disprezzavano i fratelli. E allora nel capitolo 14 Paolo dice, ma perché vi state litigando l'uno con gli altri? Perché giudichi tuo fratello? Perché disprezzi tuo fratello? Cari, la persona che è criticata e giudicata non è uno strano. Paolo sta dicendo qua, non so se avete notato, te lo ripeto io, ma tu perché giudichi tuo vicino, uno strano, tuo fratello? Gente che fa parte del corpo di Cristo, membra della Chiesa del Signore. Io non posso giudicare. Io devo giudicare il peccato,
Io devo giudicare, diciamo, tutto quello che non fa parte della volontà di Dio. Giudicare nel senso, devo riconoscere, devo identificare. Ma io non posso fare la volontà di Satana, perché lui sa che il popolo di Dio è un popolo vincente, perché Cristo ci ha salvato, e non mi devo giudicare. Ah, ma quello non ha fatto, ah, nella mia chiesa si faceva così, adesso qua si fa diverso e non mi sta bene. Cari, ci sono molte cose che Dio non è interessato. Se noi, per esempio, vogliamo imbiancare queste pareti di un altro colore, per esempio, no? Non dobbiamo fare nessun servizio del genere. Sto facendo soltanto un esempio. Gente che magari, ah, questo colore mi piace, questo colore non mi piace. Questo orario mi va bene, questo orario non mi va bene. Questo vino era troppo aspro, magari la prossima volta prendiamo un vino più dolce. Cari, ci sono cose che Dio non è interessato. Sai perché? Perché ha dato a te la libertà di decidere. E noi non siamo dei robot, lui ci ha dato capacità di decidere. Dio è interessato che la mia vita sia santificata. Dio è interessato che io non giudichi, che non disprezzi mio fratello. E allora infatti Paolo dice, se guardate come è versetto 5 e 6, lui dice, sempre nello stesso capitolo, uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella sua propria mente. Versetto 6, chi ha riguardo per un giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio, e chi non mangia di tutto fa così per il Signore, e ringrazia Dio. Cari, io conosco fratelli che erano prima musulmani, che oggi non riescono a mangiare il prosciutto. Io lo devo giudicare perché oggi è un fratello in Cristo che non riesce a mangiare il prosciutto? No! Però neanche lui deve dire, Fabiano, sei fatta la panza perché stai mangiando la pancetta. Neanche questo va bene. Noi non ci dobbiamo giudicare per questione che Dio non è interessato. Ahimè, se, io devo dire che ci sono persone che vogliono tornare a quello che non è richiesto a noi. Per esempio, ubbidire la legge dell'Antico Testamento. E neanche molto distante in Italia, ma ci sono diverse comunità che dicono che tu devi osservare il Shabbat, che tu, l'uomo per pregare deve mettere il talit, che tu deve mettere il kippah, a me non sarebbe male, eh? Mettere il kippah e fare tutte le osservanze, perché se non lo fai tu sei lontano dal Signore. No, non mi giudicare per questo. Dio mi ha detto di diventare un discepolo, non mi ha detto di diventare un ebreo. Gesù è l'ebreo perfetto, lui è la via, la verità e la vita. Conosciamo Cristo e Cristo ci dà la vita, vera libertà. Quindi Paolo sta dicendo, io non devo essere, nessuno sarà giudicato l'uno dall'altro, ma noi saremo giudicati dal Signore. Infatti su queste questioni, ossia Dio dice che noi dobbiamo avere libertà, però è spaventoso come il giudizio, che la condanna che noi abbiamo nel cuore spesso scaturisce dalla nostra vita. C'è Geronimo, quell'uomo che ha vissuto molti anni fa, lui è quello che ha tradotto la Bibbia, diciamo, dal greco ebraico al latino, e lui ha detto, evita che la tua lingua sia usata per criticare e veglia sulle tue parole. Sappi che nel giudicare gli altri stai condannando te stesso e che sei colpevole delle colpe che incolpi loro. Quindi prima di guardare gli altri, fate una bella guardata nello specchio. La parola di Dio dice, Gesù Cristo ha detto, nostro Signore e Salvatore, Matteo capitolo 7, versetto 1 e 2, non giudicate affinché non siate giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché non posso giudicare mio fratello? Perché non posso giudicare mia sorella? Sai perché? Paolo dice qua, poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Tutti! Ah, questo giorno sarà bello. Sarà una bellissima giornata. Io non entro qui tanto nella questione cronologica di quando sarà questo giudizio, ma io so che quando Cristo tornerà ci sarà giudizio. Quando i morti saranno risorti, e la parola di Dio dice che noi saremo tutti presenti davanti al Signore. Allora, ti è mai arrivata una lettera magari dall'agenzia delle entrate o di un avvocato dicendo, tu deve comparire, deve presentarti all'ufficio o alla questura perché c'è una questione in sospeso?
non alzare la mano, stai tranquillo, non ti faccio stare in cattive acque. A me grazie a Dio non mi è mai arrivato. Però ti posso dire una cosa, è arrivata una lettera per noi tutti questa mattina. Tutti! C'è qua la lettera, oh. Dice qua nel versetto che sta dicendo, poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Non scapperà nessuno. Dalla persona più tenera e più semplice all'uomo o la donna più potente di questo mondo. Quindi Paolo sta dicendo che noi compariremo tutti quanti. Questa sì che è una raccomandata che ho ricevuto di ritorno. E anche se tu non la vuoi firmare, e anche se vuoi fare finta, tu sarai convocato davanti al Signore. Perché noi siamo davanti al tribunale del nostro Dio, della sede del giudizio, nel quale l'ufficiale, che è il Signore, sta dicendo, tutti saremo davanti al Signore e ciascuno di noi renderà conto per se stesso. Io non devo dare conto per i miei figli non devono rendere conto per me, io devo dare conto di Fabiana. E lì, cari, noi sappiamo che ognuno sarà messo davanti al Signore e alla fine, alla venuta di Cristo, alla fine dei tempi, la Scrittura afferma che i credenti e i non credenti staranno davanti al trono del Signore. Oggi la gente dice, ma quale credente, ma quale parola di Dio, vivi la vita è corta, profitta, godi, fai tutto quello che vuoi. Sì, sì, fai pure, però noi ci incontriamo più tardi. Ci incontreremo tutti quanti nello stesso posto. La parola di Dio dice in Ecclesiasti, capitolo 12, versetto 14, Dio infatti farà venire giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto sia in bene sia in male. Nulla sfugge al Signore. Seconda Corinzi, Paolo dice così, Seconda Corinzi 5:10, noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ognuno riceva la sua retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia nel male. Quindi tutti noi compariremo, però e noi credenti, com'è la situazione? Saremo condannati? I non credenti, cominciando con i non credenti, saranno giudicati. E le persone che non hanno creduto nel Signore saranno condannate. I non credenti saranno giudicati di ciò che avevano fatto e ciò che non avevano fatto. Perché se il loro nome non è scritto nel libro della vita, saranno condannati. Allora mi stai dicendo che è una questione di fare? No, aspetta, calma, stai calmo. La fede, la salvezza è per grazia. Ma la salvezza e la fede non si può dimostrare se non attraverso le mie opere che io realizzo per la gloria di Dio. Fammi vedere la tua fede senza le opere, dice la parola, che ti faccio vedere con le opere. Io non posso vivere nella filosofia, in qualcosa di astratto, e senza che sia dimostrato veramente una vita trasformata. Se io dico che ho fede nel Signore, ma vivo nel peccato, la mia fede è vana. Se io dico che ho fede nel Signore, ma non sono un servo che serve, allora non sono un vero servo di Dio. Se non ho un impegno, se non sono diventato un discepolo, anche con i miei errori, con i miei problemi, se non ho abbandonato il peccato, allora la parola di Dio dice che sono condannato. È una fede vana, vuota, finta, fake. L'apostolo Giovanni dice così in Apocalisse capitolo 20, versetto 12. E vidi, grandi e piccoli, Berlusconi, ci vediamo, Putin, ci vediamo, ci incontreremo, Biden, anche tu, e vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e i libri furono aperti, e fu aperto anche un libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Quindi Dio porterà alla luce le cose che ora sono nascoste nelle tenebre e svelerà ogni cosa. La parola di Dio dice in 1 Corinzi capitolo 4 versetto 5, perciò non giudicate prima del tempo, finché sia venuto chi? Il Signore. Amen. State tranquilli. Dobbiamo giudicare gli altri? Non, Signore.
il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Quindi la parola di Dio dice che tutto sarà svelato. Ancora devo dire altre cose. Nel giorno del giudizio le persone renderanno conto di ogni parola che hanno pronunciato. Magari dici, ah, quello lì lo avrei ucciso. Stato scritto. Io sicuramente, io ci sto. Perché anch'io l'ho detto. Perché tu non l'hai mai detto? Non essere ipocrita. Io non posso essere ipocrita. Noi saremo giudicati da quello che noi abbiamo pensato e di quello che noi abbiamo detto. Cari, noi siamo davanti al Signore. Che non è Fabiano, naturalmente. È la parola del Signore. E questa parola sta dicendo che noi saremo giudicati da quello che noi abbiamo detto. Io vi dico, Matteo capitolo 12, versetto 36 e 37, che ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, ha detto Cristo. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Gesù dice che non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. E i credenti, Fabiano, tu hai parlato dei non credenti, e noi ci dobbiamo preoccupare, com'è la nostra situazione? I credenti saranno anche loro giudicati, però i credenti non saranno condannati, perché Cristo Gesù ha salvato noi. Quando celebri la Santa Cena, di al Signore, Signore, grazie perché non sono condannati. Possiamo avere entusiasmo, Santa Cena è festa, non è funerale, è vittoria, non è essere condannato con il peccato. La parola di Dio dice che nel giorno del giudizio noi non saremo condannati, ma non è merito nostro, è merito del Signore Cristo Gesù. In verità vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Facciamo un applauso a Gesù. Essere salvato è merito del Signore. E se tu non vivi questa vittoria, allora metti il dito magari vicino alla corrente per prendere almeno una scossa, non lo so, per ricordarti che il Signore ti ha dato la sua vita per te. Naturalmente sto scherzando, fratelli, non fate questo in casa, neanche qua, mi raccomando, era solo una battuta, non prendere la lettera, sarai giudicato per quello che hai detto, Fabiano. La parola di Dio dice in Romani capitolo 8 versetto 1: non c'è dunque più nessuna condanna per quelle che sono in Cristo Gesù. Amen. Ciò però non mi dà la libertà di vivere come voglio io. Ciò non vuol dire che posso peccare. Ciò non vuol dire che posso scherzare con Dio. Ciò non vuol dire che mi posso allontanare all'ultimo momento e io vengo. Naturalmente io non credo che un vero credente si allontani dal Signore, perché anche se sgarra, dopo torna all'ovile del buon pastore. Ma uno che ha lasciato non è mai tornato, non si è mai convertito. E questo, dai frutti riconoscerete chi veramente chi è chi. Lo dice la parola. Però lasciamo questo giudizio a Dio e non a noi. La parola di Dio, cari, dice che noi dobbiamo vivere per sempre con il Signore. È vero, abbiamo la salvezza, non c'è più condanna. La salvezza che è nelle mani del Signore non sarà rapito dalle mani del buon pastore, ma io voglio vivere con il buon pastore. La parola di Dio dice in Michea capitolo 7 versetto 19: egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Il Signore si dimentica, però è vero che lui è dimenticato, ma è tutto registrato. E anche se tu vedrai quello che tu hai fatto e quello che non hai fatto davanti al Signore, il Signore dirà: vedi come hai vissuto, ma sei perdonato perché hai creduto in Cristo Gesù. Quindi non è merito tuo, è merito del nostro Signore. Amen. Io non devo giudicare il mio prossimo. Il Signore dice in Isaia capitolo 43 versetto 25, cari, segnate questi versetti: io sono il Signore che per amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati, perché il Signore ha dimostrato misericordia per noi. Quindi il giudizio dei credenti è però assegnare che cosa sarò giudicato: solo se ho peccato, non ho peccato, se sono perdonato, allora perché devo essere giudicato? Per come tu hai vissuto per il Signore, per come hai, che cosa hai prodotto per Dio.
Sei stato un servo che serve, che ha portato gloria a Dio? La parola di Dio, cari, dice in prima, in Apocalisse capitolo 11, versetto 18, dice questo: le nazioni si erano adirate, Apocalisse 11, 18, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare loro il premio ai tuoi servi, di dare a loro, Signore, aspetta, aspetta, torna un attimo il nastro, di dare a loro il premio, premio, ricompensa ai tuoi servi. Tu sei un servo del Signore? Amen. Amen. Signore, noi siamo servi del Signore. Amen. Amen. Perché solo io devo avere entusiasmo? Cari, noi dobbiamo avere entusiasmo perché questa è una causa vincente, è la parola del Signore. Amen. Amen. Okay. 5% meglio. Vivi intensamente per il Signore. Più servi, più ti ricarichi. Meno servi il Signore, meno ti ricarichi. Serve il Signore, ama il Signore. Sei in pensione, serve il Signore. Sei uno studente, serve il Signore. Sei una casalinga, serve il Signore. Lavori fuori, serve il Signore. Sei un ragazzo, serve il Signore. Sei un anziano, serve il Signore. Serviamo il Signore, perché il Signore darà premio ai suoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il suo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Quindi il Signore farà una valutazione di chi ha servito di più. Però nel cielo non c'è una persona che sarà più felice dell'altro, perché ha detto, ah, quello ha servito di più, ha più premi, quindi lui è più felice. No, questo è peccato, questo è giudizio umano. Tutti noi saremo felici con il Signore, con un cuore 100% con il Signore, amen? Però c'è la differenza del premio in base a come noi abbiamo servito il Signore. Dunque i credenti devono conservare i tesori sulla terra, non Signore, terra, nel cielo. La parola di Dio dice: non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo, dove né la tignola né la ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. A volte in molte chiese oggi si parla solo della felicità dell'essere umano. Il culto è solo per parlare dell'essere umano. Non si parla di Dio, la lode non è per il Signore, non è dire Signore Maranatà. Perché voi pensate che in molte chiese si predica un messaggio come stiamo predicando qui questa mattina? Che il Signore deve venire per giudicare? No, il Signore è amore. Il Signore ti accoglie, il Signore dà quello che ti serve. Cosa ti serve? Una macchina nuova, preghiamo per una macchina nuova. Vuoi stare tranquillo, bello, solo quello che tu vuoi. Ma questo non è il vero Vangelo. Il Signore sa tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, ci dà molto di più. Siamo noi che non facciamo caso di quello che Dio ci ha donato, molto spesso. Ma io devo avere la mia vita, la mia intensità, le mie priorità, il mio tempo, talento e tesoro focato sulla vita del Signore. Sapete che dal giorno in cui noi nasciamo già stiamo morendo? Sapete dal giorno in cui noi siamo usciti dal grembo materno e siamo sempre più vicini alla tomba? Lo sapete questo? Ve lo devo ricordare? Io sono più vicino alla morte, tu sei più vicino alla morte. Forse io morirò oggi, tu morirai domani. Ci incontriamo con Cristo però. La differenza è che noi dobbiamo avere la priorità con il Signore. La parola di Dio dice, 1 Corinzi 3, 13, l'opera di ognuno, parlando di noi, di me e di te, sarà messa alla luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se tu hai vissuto solo per mettere in mostra, quello sarà bruciato come la paglia nel fuoco. Ma se hai vissuto per la gloria di Dio, quello è oro per la gloria del Signore, e il Signore ti ricompenserà nel nome di Gesù. Allora la parola di Dio dice che ogni ginocchio si piegherà, e quindi questa però è la seconda cosa per la quale noi dobbiamo veramente questa mattina, il secondo motivo perché io non devo giudicare il mio prossimo. Se io non devo giudicare il mio prossimo, ma sarò, devo dare conto a Dio. Numero due, ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà, e non devo essere giudicare, io giudicare il mio prossimo, né il prossimo giudicare a me. Guarda come versetto 11, parola del Signore. Infatti está escrito, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua darà glória a Dio. Quindi sta dicendo, guarda, non giudicare il prossimo,
Inginocchiamoci perché il Signore sta venendo. Berlusconi, pronto? Preparati. Ma senza niente, senza le ginocchiere però. Noi ci inginocchieremo tutti quanti davanti al Signore. Chi per la vita eterna, chi per la condanna eterna. E anche loro saranno risorti dai morti, gli increduli. E avranno un corpo che non morirà mai più. Perché tu pensi che quando vanno all'inferno scompaiono? Cessa il dolore? Cessa la sofferenza? No! Saranno risorti per soffrire per l'eternità, perché hanno rifiutato il nome dell'agnello che toglie ogni peccato del mondo. Allora la parola di Dio dice: ogni ginocchio, ogni, delle persone che conosci, delle persone che non conosci, di coloro che ancora devono nascere prima che venga Cristo, di quelli che sono morti stamattina, di quelli che devono morire domani, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, dice il Signore, e ogni lingua darà gloria al Signore. Quindi nessuno di noi qui è Dio, e non abbiamo assolutamente nessun diritto di giudicare il Signore, perché solo quando noi siamo davanti all'autorità è che noi ci dobbiamo veramente inginocchiare. Basta vedere la paletta di un carabiniere o della guardia di finanza che fa solo così. Non, tu non ti devi inginocchiare, ma ti faccio vedere come mette la freccia a destra e ti fermi. Se tu hai rispetto e timore per un carabiniere, tu non hai capito niente, né io, che cosa vuol dire essere davanti al Signore dei Signori e Redere. Quella sia la vera autorità, il Signore. La parola di Dio dice in Isaia, perché Paolo prende un versetto di Isaia 45 versetto 23 che dice: per me stesso io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata, non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento, ogni bocca, ogni ginocchio. Paolo dice in Filippesi 2,11: ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E anche se confesseranno che il Signore è Gesù, è il Signore, ma se non hanno accettato Gesù nel cuore, lo diranno comunque, ma saranno condannati perché hanno rifiutato il Signore. Vi ricordate che Gesù è stato crocifisso tra due ladri? Uno ha ricevuto il Signore: Signore, ricordati di me quando tu andrai in paradiso. Lui già è con il Signore, oggi. Amen? Parola del Signore. Ma l'altro ha detto: no, ma quando mai? Se tu sei veramente figlio di Dio, togliti te e anche noi da lì qui. Uno ha ricevuto, l'altro l'ha rifiutato. Quella persona dovrà confessare Gesù Cristo come il Signore dei Signori e Re dei Re, ma sarà condannato all'inferno. Già è condannato, perché chi crede non è condannato, Giovanni capitolo 3. Ma chi non crede già è ora condannato, perché non ha creduto nel nome del Figlio di Dio. Cosa vuol dire essere in ginocchio? Cosa vuol dire aprire la bocca e confessare? È una resa totale al Signore dei Signori e Re dei Re. È veramente ricordare che Cristo Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che è venuto in questo mondo lontano da Dio, si è incarnato, è morto e risorto per pagare per la salvezza del suo popolo. E coloro che credono in Lui però saranno salvati per mezzo di Lui. E lo scopo principale del giudizio sarà quello di dimostrare che Dio è il Signore. Quando le autorità di questo mondo si abbassano, stanno dicendo: solo tu sei la vera autorità. L'autorità che l'uomo possiede è temporanea. L'autorità che tu hai è temporanea, anche a casa, anche al lavoro, se sei magari un capo reparto, un sindaco, un governante, un principe. Tu puoi durare il suo regno, la regina Elisabetta, per esempio, non mi ricordo adesso, ma sono tanti, quasi più di 50 anni, quasi, che è regina, perché è tantissimi anni. Però un giorno la sua autorità finirà. E 50 anni per il Signore, sai quanto è? Niente. Niente. Fino a questo momento, cari, il destino finale di ogni essere umano è stato nascosto. Ma arriverà il giorno in cui ogni lingua dovrà confessare, sarà rivelato, e la giustizia del Signore sarà rivelata. E quindi questa è l'idea centrale, che il giudizio del Signore porta gloria a Lui, per dire: solo tu sei il Signore. Sapete chi è il Signore di questa chiesa? Chi è? Gesù. Fratelli, ma siete veramente timidi, è una cosa incredibile. Chi è il Signore di questa chiesa? Gesù. Chi è morto per i tuoi peccati? Gesù. Chi è
risorto dai morti. Chi è re dei re, Signore dei signori? Gesù. E noi siamo con Lui. Paolo dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare vivi e morti. Ti scongiuro pela sua apparizione e per suo regno. Secondo Timóteo 4:1. E dice anche la parola di Dio che il Signore sa discernere bene tra un pomodoro buono e quello non buono. Anzi, non pomodoro, le capre e le pecore. Matteo capitolo 25 dice: quando il figlio dell'uomo verrà sulla nella gloria con tutti i suoi angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti dal Padre mio, ereditiate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Ti sei reso a Cristo? Hai fatto veramente di Gesù l'unico Signore della tua vita? E mai è meglio piegarsi questa mattina che dopo. Te lo posso garantire attraverso la parola del Signore. Meglio essere giudicato dal Signore oggi, perché il Signore trasforma la nostra vita. E io non devo giudicare il prossimo, ma devo incoraggiare, devo essere un punto di riferimento, devo essere un incoraggiamento, una testimonianza, anziché dopo un domani, oggi essere snob e dopo un domani. Sai quella gente che è snob, che quando attraversa la porta sbatte il naso perché camminano sempre così? Non ti preoccupare che saranno tutti quanti inginocchiati davanti al Signore. Fai la volontà di Dio, non fare giustizia come dice la parola di Dio e spegniamo perché non ci serve. La terza e ultimo motivo per il quale noi non dobbiamo giudicare il nostro prossimo è che ognuno deve rendere conto di se stesso a Dio. Sono tutte cose molto naturalmente collegatissime. Paolo dice, abbiamo visto, versetto 10, non giudicare il fratello, non disprezzare il tuo fratello, tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Versetto 11, come è vero che vivo, dice il Signore, ognuno sarà piegato davanti al Signore, quindi ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà. Versetto 12, ultimo versetto: ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Io devo rendere conto a Dio anche della mia famiglia, io devo rendere conto del ministero che il Signore ha affidato a me e affidato a te, perché noi tutti siamo dei ministri di Dio. Però cari, io non sono giudicato da quello che dicono gli altri, io devo essere giudicato da quello che dice il Signore. E se io ho timore di essere giudicato da Dio, stai tranquillo che gli altri non avranno motivo per giudicare te. Ripeto, se tu vivi una vita che hai timore di essere giudicato da Dio e quindi la vivi in un determinato modo, gli altri non potranno giudicare te perché vedranno che tu sei un servitore o una servitrice che ama il Signore con tutto il cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua anima. Perfetto solo il Signore, ma vedono un servo, una serva consacrata al Signore per la sua gloria. Facile così. Paolo dice: ciascuno di noi, non alcuni, ma ciascuno, ma io non sono pastore, anche tu sarai, darai conto davanti al Signore. Ma io sono giovane, anche tu darai conto al Signore. Ma io ho dei problemi fisici, anche tu darai, ognuno in base a quello che è. Noi tutti saremo davanti al Signore, siamo chiamati a rendere conto davanti a Dio. Io devo dare conto di me stesso, sono responsabile per me stesso. Il Signore non chiederà a me che cosa penso di Tizio, Caio e Sempronio, ma chiederà che cosa io ho fatto e come ho vissuto per Lui. Quindi la parola del Signore dice che ognuno deve essere stare davanti a Dio da solo, davanti a Dio, e dire: Signore, cosa ho costruito davanti a Te? Magari ho costruito un castello del giudizio, dove io da questo pedestale, perché questo è il senso di giudicare qui, io salgo su questo tribunale, questa piattaforma, da dove io giudico, no, le persone da su in giù. Non è quello che il Signore dice per noi. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno e paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce. Tu oggi, io, noi, davanti al trono del Signore, cosa succederà con la nostra vita? Tu sei salvato per grazia,
Non hai perso la salvezza. Amen. È gloria al Signore. Dovremmo stare qui a battere le mani per l'eternità e non sarebbe sufficiente per ringraziare Dio. Però come io sto vivendo per il Signore, per portare gloria a Lui, lo sto facendo veramente? Sto portando gloria a Dio. Oggi puoi ignorare, tu puoi dire Fabiano ha perso il cervello, puoi dire quello che vuoi, ma tu non darai conto a me, darai conto al Signore. Io darò conto al Signore. Chiunque darà conto al Signore. Se l'opera di uno è costruita sul fondamento, rimane, egli ne riceverà la ricompensa. Versetto 15, 1 Corinzi capitolo 3. Se l'opera sarà arsa, bruciata, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvato come per attraverso il fuoco. Quindi questo dimostra naturalmente la potenza del nostro Signore. C'è Policarpo di Smirna che dice, se chiediamo al Signore di perdonarci, siamo obbligati a perdonare anche noi. Amen? Perché siamo davanti agli occhi del Signore e di Dio. E tutti dobbiamo stare davanti al tribunale di Cristo. E ognuno deve rendere conto di sé. Io devo rendere conto di me stesso. Vivi una vita che tu sai che stai portando gloria al Signore. Vivi una vita che porta gloria al Signore. C'era un uomo, e questo uomo ha portato nei pensieri di tante persone, era un incidente o era giustizia divina? Un uomo che era il principale sospettato di un brutale omicidio. Quindi immagina questa situazione. E questo uomo, tutte le prove che c'erano, erano prove che non sono stati capaci di dimostrare che effettivamente quel sospettato era colui che aveva commesso questo brutale omicidio. Quindi, alla fine, questo uomo non è mai stato arrestato. Era il principale sospettato, ma nessuna prova è stata presa capace di dimostrare effettivamente che lui era il colpevole. Una notte, però, lui stava viaggiando sull'autostrada e si è fermato su una piazzola perché era stanco e voleva dormire, riposarsi un po'. E mentre dormiva, passando di fianco a lui stava parcheggiando un camion, e mentre il camion si sta parcheggiando, un camion che portava dei tronchi, un carico di tronchi, e la catena si è spezzata e i tronchi sono caduti sopra la macchina e quell'uomo è morto. E allora molte persone dicevano, ma è stato un incidente o magari era il principio della giustizia di Dio. Se la giustizia degli uomini non ha funzionato, allora la giustizia di Dio ha funzionato subito per questo uomo? Nessuno lo può dire con certezza, nemmeno io, nemmeno te. Ma è degno di una riflessione per la nostra vita. Una cosa è certa, noi possiamo sfuggire dalla giustizia umana, ma non possiamo sfuggire dalla giustizia divina. Vieni al Signore, oggi, non domani. Dio ti ama e noi siamo un popolo. Signore, io ti ringrazio. Perché tu sei Dio e non c'è nessuno come te. Noi non meritiamo essere salvati. Io non merito essere salvato. Ma tu hai scelto le cose più ignobili di questo mondo per poter dare gloria a te. E perché la gloria rimanga tua come è sempre stata. E sarà così come è stato, come è e sarà sempre così. Ti preghiamo, Signore, di trasformare il nostro cuore. E spesso noi partiamo in quarto e giudichiamo il nostro prossimo. Aiutaci, Signore, a incoraggiare, a edificare, a essere d'esempio, a essere preoccupati che noi saremo giudicati davanti al trono di Dio, che ci dobbiamo inginocchiare davanti a Dio, dobbiamo confessare Gesù come il Signore, senza aspettare il domani. E se siamo preoccupati con l'opinione di Dio, sicuramente l'opinione dell'altro sarà incoraggiato quando vedrà una persona pienamente consacrata al Signore. Signore, ti ringrazio immensamente per questo tempo insieme ai miei cari, per il tempo di lode, preghiera, celebrazione, santa cena e tempo della parola. Signore, noi siamo alle porte dell'estate, ma fa che anche in questo tempo noi possiamo vivere intensamente per te. Noi preghiamo per chi ci ascolta da casa, ma noi ti preghiamo, Signore, che chi è qui oggi possa essere toccato dallo Spirito Santo e vivere una vita, Signore, che quello che non conta davanti a Dio io lascio perdere. Non devo giudicare il mio prossimo per questioni banali, ma devo essere sì un motivo per incoraggiare tutti
a camminare più vicino al Signore. Signore, grazie per la Tua grazia, per la Tua misericordia. E fa, Signore, che noi possiamo portare frutti, tesori davanti a Te. E quando saremo al giudizio del Signore, quelle opere che abbiamo fatto per la Tua gloria, che non siano arse, ma che possano rimanere per Te, per sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E il popolo di Dio dice...